Buongiorno, sono Paolo Bertozzi, mi occupo di marketing, perché insegno all'Università IUM di Milano nei corsi di laurea magistrale e perché professionalmente mi occupo di marketing in relazione di canale in Trade Lab, che è una società che si occupa di analisi e consulenza in questo mondo. L'obiettivo del corso, della parte di programma del corso di cui mi occupo, è quello di trasferire, o meglio, condividere i principi di marketing. Trasferire e condividere vuol dire che non si ha la presupposizione di portare conoscenze nuove, ma l'obiettivo è quello di sistematizzare un insieme di conoscenze che i partecipanti al corso hanno potuto raccogliere e consolidare nel corso del proprio percorso di studi e nell'ambito delle proprie attività e condividere una griglia comune sulla quale appoggiare le conoscenze pregresse, quelle che faranno nell'ambito del programma di questo corso. Quindi l'idea è quella di creare una trama, ma la metafora è quella di un armadio casellario in cui in ogni cassetto che abbia una definizione, una sua collocazione anche in una logica di processo, i partecipanti possano andare da subito a rimettere le proprie conoscenze e andare poi a ricollocare le conoscenze che acquisiranno anche in termini del corso. Il corso e il programma si sviluppa sull'illustrazione delle principali fasi di tutto il processo di marketing, però particolare attenzione viene spesa sui concetti base, quindi sull'essenza, sulla natura della disciplina del marketing, in particolare dedicando molta attenzione nel trasferire ai partecipanti l'idea che il marketing si fonda principalmente sull'analisi e la superiore conoscenza dei bisogni dei propri clienti e che quindi ogni decisione strategica, ogni azione operativa che viene presa dopo deve sempre avere un retropensiero che riporta a questo obiettivo principale, tutto quello che si fa deve essere finalizzato alla soddisfazione del bisogno del cliente. Affrontate le varie fasi del processo, una parte diciamo più specialistica di approfondimento viene dedicata alle politiche distributive. Viene dedicata alle politiche distributive perché oggi è evidente il fenomeno della multicanalità che impone anche a qualsiasi impresa o soggetto di confrontarsi con una pluralità di canali, non solo da parte dell'offerta, ma da parte della stessa domanda che ha oggi accesso a diversi canali e di comunicazione e di accesso al prodotto e quindi di canali di distribuzione. Ma non è solo una multicanalità virtuale e fisica che conta, esistono forti processi di cambiamento all'interno degli stessi canali fisici che cambiano radicalmente anche la natura e il ruolo dei punti di vendita come piattaforme di relazione tra domanda e offerta. E questo è un argomento assolutamente strategico che ogni impresa deve affrontare.